Suoni bellissimi che ci portano lontano, a lei la riportano alle origini, alla sua terra, eccellenza. Con noi, lo ripeto ancora una volta, chi magari si è messo all'ascolto e a favore di questi solo adesso, siamo in compagnia questa mattina, inaugurando anche all'interno di Radio Yes, la radio della città di Roma, la rubrica Colori dal Mondo. Ospiteremo gli ambasciatori che sono in Italia in rappresentanza delle loro nazioni. Questa mattina inauguriamo proprio con grandissimo favore e piacere questa rubrica con Sua Eccellenza Zemede Tekle, che è l'ambasciatore di Eritrea in Italia. Una volta, l'ho detto in privato, lo dico anche in diretta, una volta chiesi a Pippo Baudo quale fosse il teatro più bello, dove lui ha detto: si ferma il tempo, non potete immaginare la bellezza di questa città, all'interno della quale bellezza è incastonato un gioiello assoluto che è il teatro di Asmara. C'è il mare, un canale, che raccontava cose bellissime lui. Sì, Asmara si trova nell'altopiano a 2400 metri di altitudine e 105 chilometri dal porto di Massawa. Allora, questi 102 chilometri, diciamo, da 2400 si arriva in 2 ore a Massawa, che è a livello zero. Diciamo. Sì. Allora la strada si scende proprio con, diciamo, le strade serpentine, diciamo, certo, che è stato costruito, diciamo, dall'ingegneria italiana, che è una meraviglia, diciamo. E si può vedere in questi due ore varie stagioni. Nell'altopiano, quando è, diciamo, la stagione della pioggia, andando un'ora dall'Eritrea giù per Massawa è un'altra stagione. Meraviglia. Così in meraviglia. 2 ore puoi vedere, diciamo, varie stagioni. Si figuri, se vorrei, è così piacevole la discussione, è così gradevole lei come interlocutore, non si potrebbe neanche a volerlo degenerare o scendere da questo livello. Però ovviamente il turismo è una voce importante per l'economia. Allora qui l'Occidente l'ha sempre giocata un po' da padrona, ma anche con espedienti poco ortodossi. L'Eritrea è un posto che io annuncio nelle tappe, cioè visitatele, è un posto veramente bello, bello, bello. Asmara è una città che conta quanto e ha un carattere più metropolitano, ha più conservato la sua origine o si è aperta anche alla modernità? No, è apertissima. Come ho detto prima, è, diciamo, costruita dagli italiani negli anni 20-30 con gli architetti di tendenza architettura razionale. Allora i palazzi che ci sono lì hanno, diciamo, sono di Art Deco, di, diciamo, architettura di libertà. Certo. Allora nel centro storico dell'Asmara c'è un concentramento di questi palazzi che non si trovano, diciamo, in altri paesi, così, certo, in concentrati, diciamo, in un certo posto. Questa è la particolarità dell'Asmara, e architettonicamente è ormai, diciamo, molto conosciuta come è o come sta. Si parla l'Arte Deco, lo stile Liberty, ovviamente ha ricordato anche come l'ingegneria italiana abbia favorito anche la modernizzazione dell'Eritrea e di Asmara. Sembra di cogliere, quando si diventa ambasciatori si ha sempre qualcosa in più degli altri, questo è innegabile, lei è bravo, altrimenti non avrebbero fatto ambasciatore, quindi si ha anche queste capacità assolutamente diplomatiche, no? Però dalle sue parole colgo un affetto verso l'Italia, o la colonizzazione ha lasciato fratture, dolori particolari? E certamente, colonialismo è sempre negativo. Negativo, ci mancherebbe. Questo non c'è. È un punto che è incontrovertibile. Sì, negli anni 30 c'era, diciamo, la legge razziale, c'era specie di apartheid, diciamo, e il risultato del colonialismo c'era questo. Però dopo la sconfitta, diciamo, dell'Italia nel secondo guerra mondiale, e
l'Eritrea è stata sotto il controllo degli inglesi per 10 anni, però gli italiani non militari sono stati, diciamo, lasciati di vivere lì. E Certo. allora, come ho detto prima, fino al 74 c'erano migliaia degli italiani che vivevano lì, controllavano certamente l'economia dell'Eritrea. Ma da questa presenza degli italiani, gli eritrei hanno avuto anche l'occasione di imparare lo skill, diciamo, la tecnologia italiana. E adesso si può dire la nostra tecnologia italiana, diciamo. Che bello questo. Noi, come eritrei, certamente la storia che c'è, siamo sempre a favore del, diciamo, rafforzare questa relazione. Però, diciamo, mi può chiedere cosa avete avuto dal governo italiano nei tempi della resistenza e così via. Certo, adesso abbiamo una relazione buonissima con il governo italiano, però noi aspettiamo sempre di più dall'Italia, perché secondo noi è l'Italia che conosce bene l'Eritrea più degli altri, come risultato della presenza lunga degli italiani in Eritrea. Questo. Certo. Un personaggio eritreo. Questa mattina noi con i nostri ascoltatori abbiamo un po' giocato, ma ovviamente l'aspetto ludico qui è sempre segnato anche dall'aspetto culturale. Qual era l'italiano che si userebbe per l'eccellenza per la presentazione di questo paese all'estero? È uscito Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Castravinto. Un personaggio eritreo che poi rappresenta il vostro orgoglio nazionale, chi è? Ma tradizionalmente noi non è che, diciamo, concentriamo sull'individualità. Durante la Resistenza abbiamo lavorato, diciamo, tutti insieme. I membri della Resistenza arrivavano da vari settori della società eritrea, un operaio, un diplomato, uno che ha studiato all'università in paesi europei americani. Allora tutti noi, diciamo, abbiamo lavorato per l'indipendenza dell'Eritrea e abbiamo avuto quello che abbiamo, diciamo, abbiamo avuto il nostro obiettivo, diciamo. E allora, come cultura, non è che ci concentriamo a un individuo. Tutti quello che è stato fatto, si è stato fatto dal gruppo, da tutti noi. Allora Dal non popolo eritreo. è che posso dire lui o questo è il nostro idolo. Non abbiamo questa cultura, diciamo, secondo me. Beh, una bella, beh, voglio dire, ce ne fossero di culture come queste, e ce ne fossero di adesioni a questo tipo di valore. L'Eritrea, l'indipendenza, la rivoluzione, la reazione, il popolo, tutti, ogni comparto sociale partecipa per arrivare all'indipendenza, che si festeggia in che giorno? Immagino c'è una festa Sì, nazionale il questa. 24 maggio è la festa nazionale, diciamo, dell'indipendenza dell'Eritrea, che lo festeggiamo, diciamo, in maniera Totale, si vive totale, diciamo, è una festa, in diciamo, strada, feste, canti. tutta la notte, per 3 giorni così si festeggia. Non so se è frutto della vittoria dei resistenti, ma io ho davanti la bandiera eritrea. Sono triangoli che si incastrano sovrapponendosi per poi produrre un rettangolo. I colori, alto il verde, c'è poi il triangolo rosso che è quello di mezzo e poi c'è il triangolo di colore celeste. Certo. Cosa rappresenta con questa foglia Sì. d'alloro, se non sbaglio, una Sì, corona d'alloro, eccellenza. esatto. Cosa rappresenta questa Bene. bandiera? Ogni colore rappresenta qualcosa. Certo. Allora, il rosso rappresenta la resistenza dell'Eritrea e la difesa dell'Eritrea. Il verde rappresenta, diciamo, l'agricoltura e
il settore che riguarda all'agricoltura, questo verde. E il blu rappresenta il mare dell'Eritrea. Poi, quel colore giallo rappresenta le risorse naturali dell'Eritrea. E, diciamo, il disegno è per far vedere che l'Eritrea è un paese pacifico, per far vedere, diciamo, alla gente la nostra aspirazione a questo riguardo. Parlare dell'Eritrea in termini di economia, di produzione, l'Eritrea, quali sono i suoi settori forti dal punto di vista dell'economia? Sì, la gente fino adesso, diciamo, dipende, diciamo, lavora nella terra, diciamo. Agricoltura, più di 75%. Però l'Eritrea come risorse naturali è molto ricca. Non è ancora sfruttato, però è molto ricca. L'Africa è molto ricca, eccellenza, e mi auguro che la lascino agli africani. Speriamo. Speriamo, speriamo. Noi abbiamo già cominciato la produzione dell'oro. E con le compagnie, diciamo, canadesi abbiamo cominciato da un anno. Un programma ben avviato, quindi. Sì, la produzione dell'oro, che stanno, diciamo, producendo molto bene. Ma non soltanto l'oro che c'è in Eritrea, c'è il rame, c'è il zinco, c'è potassio, è enorme, diciamo. E su questo stiamo, appena abbiamo cominciato, diciamo, a... Ci fermiamo, le faccio una domanda prima, noi non abbiamo preparato niente e qui si coglie anche la bellezza di questa chiacchierata, ovviamente bellezza grazie a lei. Gli eritrei però quanto sono attaccati all'Africa? Si sentono davvero africani?